sono il mostro Frankenstein. Io sono il conte Dracula, ulala. Io sono l'uomo lupo famelico. Siamo mostri strani ma con molta umanità. Sono buono e stritolo. Io bevo il pomodoro. Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò. Bleh. Quando è mezzanotte l'orologio fa di don, 12 ritocchi per i mostri fa di don. Ma quel mostro di Carletto dov'è? Alto, basso, largo, stretto, dai Carletto. Simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di me. Io sono il conte, puoi contare su di me. Buon appetito, si va tutti a tavola. Topi, ranocchi e ragni, coi bignè. No, non siamo angeli, ma vogliamo su. Quando c'è la luna piena, il cielo si fa tutto blu. Sono un uomo lupo. Sono il mostro Frankenstein. Io sono il conte con Dracula, bla bla. Ma quel mostro di Carletto dov'è? Alto, basso, largo, stretto, dai Carletto, che tocca a te. Largo, mo' stricciandoli. Quando è mezzanotte l'orologio fa di don, 12 ritocchi per i mostri fa di don. Dai Carletto, sveglia, tirati su. Lungo, corto, grasso, secco, dai Carletto. Se volete voi potete riguardare la videocassetta. È uno spettacolo interattivo, giusto? Cosa vuol dire? Interattivo, esatto. Siamo da soli. Come il giusto? Chi lo sa di voi che cosa vuol dire? Devo indagare? Va bene, significa che cos'è? Sono da Milano. Un attimino. Interattivo significa che il pubblico partecipa attivamente allo spettacolo. In che maniera? Diglielo Luca, in che maniera? In questa maniera. Com'è che partecipa un pubblico a uno spettacolo? La prima cosa è che una caratteristica fondamentale che deve avere è... Esattamente il contrario. Quando ve lo diciamo noi, voi dovete fare un boato così grande che a Solarusa dicono piti questo casino. No, grazie, siamo! Allora al mio tre un buonasera che a Solarusa si fanno addosso. 1, 2, 3. Brutto, eh? Lassù non è arrivato quasi niente. Brutto, brutto. Sono messo brutto, non era, oh, era buonasera, no, giusto, lo riproviamo, proviamo al tre, prova tu, al tre, allora, 1, 2, 3, posso provare io? Allora, cominciamo signori, basta. Bando alle ciance. La seconda caratteristica. Non hanno detto bene. Allora, faglielo dire per la terza volta e basta. Allora signori, questo è uno spettacolo che è interazione uno all'altro. Non facciamo questa qua, no, non andiamo avanti. Quindi adesso l'avete già visto, com'è quello di prima. E ci giriamo. Vi strappate i capelli, date schiaffi alla... Vabbè, a tre. Cominciamo. E uno. E uno. E due. E tre. Fate schifo. Siete il pubblico peggiore che abbiamo... No. Va
Vabbè ragazzi, ma siamo alla seconda cosa. La seconda caratteristica. La seconda caratteristica è questa. Il pubblico deve saper... Applaudire, esattamente. Ma per fare questo... Ve lo insegniamo a noi a applaudire come si applaude a un giocoliere o a cinque. Facci! Ovviamente un giocoliere se lo deve meritare l'applauso, giusto? Quindi sarebbe ora che iniziassero a fargli vedere qualcosa, giusto? Vuoi vedere? Ecco, quindi... Intanto comincio a presentarveli. Ado, il ragazzo con la valigia in mano. Eccolo lì, lui è Ado. Il ragazzo con 5 in testa si chiama Giongo. Il ragazzo che quasi mi raggiunge in altezza è Simone. E io, che farò da presentatore, mi chiamo Antonio. Adesso dovete fare una cosa molto molto semplice, ovvero quando una pallina arriverà in aria voi dovete fare un applauso. Facciamo una prova. Vai. Una prova. Una palla va su, un solo battito di mani, siete capaci? Facile, via, facile. Vediamo. Su, uno, due, tre. C'è l'eco, dobbiamo essere vicini. Io ho visto qua. Sono le famose montagne. Uno solo, facile. Un'altra prova, dai, un'altra prova. Vai. Seconda prova, uno, due, tre. L'hanno già fatto. Tesoro, non è due. Non è tre. Togli due a tre, fa uno. Ecco, terzo e ultimo tentativo, siete pronti? Bambino, non applausi. Non fate brutte figure, via! Però potresti lanciare il bambino in aria a fare così. Ultima prova, ultimo. E uno, e due, e tre! Vabbè. Bravi, bravi! Siete pronti? E uno, e giù, e uno, giù, tre, poi! Ah!
presa ad un ombrello colorato, via è scesa sulla terra per noi. Viene da un paese molto lontano, dove i bambini si danno la mano, dove ci sono solo amici e puoi fare tutto quello che vuoi. E quel mondo, se con lei tu canti, lo ritroverai. Yeah.
No, se... Aspetta un attimo, Stefania, perché mi ricordo, questo è bello, questo qui. Ce lo metto qui, c'è data, questo ce lo metto qui, questo qui. Gira, questo ce lo metto qui. Altro che il capo, più figo. Aspetta! Questo ce lo metto qui. Questo giro ce lo metto qui. Questo capello, questo. Qui. Questo qui. Mi manca poco sto per finire. Questa danno. Non è un top, aspetta. Un attimo, questo lo metto qui. Uno, due, tre, quattro, stadio, signora. Quando gira le tre clave il boato per sola russa, ok? Sì. Che entusiasmo. Concentrazione. Concentrazione. Signora, vuole tradurre lei? No, grazie. Ok. Quando è sul mestolo la palla, non prima! Che mi fate sconcentrare! Ci dai sì! Sembra un disto per me. Oh! Tieni questa così. Non andare indietro, vai avanti. Ok, tieni questa. Francesco, non cadere, siamo dei professionisti. Allora. Allora, Francesco è assolutamente necessario. Aspetta, Francesco fuma? Fuma, Francesco. E allora abbiamo sbagliato con... Non facciamo con la sigaretta, aspetta. Allora noi adesso andremo a togliere il nostro malcapitato Francesco la sigaretta dalla bocca. Quindi portare... Oh!
Così lo prendo, eh! Francesco, puoi anche poggiare adesso? Ecco, mettila in terra. Ecco, no, così. Salici un po' su, così stai fermo dentro in quella cosa. Noi facciamo una prova prima. Ale! È più bravo lui! Vabbè, non sbagliamo quasi mai! Dì a me! C'è il pinto! Adesso mi sciolgo! C'è andato a sbattere, aspetta. Allora! Faccia sto fermo! Facendo il numero dei coltelli. No, non mi disturbi, però attendi un attimo. Stai. Oh, dai, eccoci qua. Allora, Francesco. Allora andiamo al primo numero. A tre. E uno. E due. E tre. Francesco, adesso viene la parte pericolosa per te. Molto. Allora, siccome non fumi... Molto pericoloso. Siccome non fumi, useremo una sigaretta spenta. Qualcuno dal pubblico ha una sigaretta? Mi vedi, Francesco? No. Allora, ora, Francesco, da questo momento... Se vuoi finire il numero tutto intero, non fare più nessun movimento, né? E noi ora te la toglieremo con le sciabole. Sei pronto? Sei pronto, Francesco? Ok. Allora, adesso dai, chiudi l'ora. Barba immobile. Se lo spettacolo dobbiamo guardare. E giù! Oh! Fermo, Francesco. Oh, Francesco, non c'è mai. A respirare nemmeno. Fermo. 32, 31, 30, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, Bene, lo spettacolo è finito! Cosa? Incontentabili proprio, eh! Mi smarzo! E per finire, 1, 2, 3.
posso suonare? La volontaria! Sì, signora! Vai, signora! Un applauso a Fernanda! Allora, Fernanda, non si preoccupi, siamo dei professionisti. Qualcuno del pubblico ha un accendino? Allora, per il numero della torcia umana ci lanci, serve un accendino. Signora, sono giocoliere. Allora, lanci la borsa direttamente. Come vedete, che lancio? Vedo che è anche uno di riserva che dobbiamo No, ma tanto questo non funziona. Lo facciamo. Allora, non fatelo durante... Allora, Fernanda. Stai fermo, respira. Un boccaglio, Respira. Nel frattempo noi accendiamo la torcia. Fernanda, fai girare un po' la torcia. Faccia prendere bene, fai prendere bene il fuoco. Controlla. Controlla con l'altra mano. È vero. Dov'era la signora dell'accendino? Se n'è andata. Allora, adesso accenderemo tutte le torce. Adesso accenderemo tutte le torce. L'abbiamo detto quattro volte. Signora Fernanda, la smetta di ridere, che se no... Che trema la torcia, non riesco ad accendere. No, si incendio, poi non morire. Guarda che Fernanda gli sta bruschiando il braccio. Allora, prima di tutto, Fernanda, tu stai un attimo così che noi ci riscaldiamo. Siete pronti? Allora, siccome questo è poco vero, se dovessimo prendere uno del volontario, del pubblico, tutti subito a spegnere. Spegneteli bene. Su! Ragazzi, sempre dai manici. All'ultimo mondiale di calcio del 92, Diego Armando Maradona. Olé. Quella subito italiana faccio, la francese e la giapponese l'ha fatta il mio collega là. L'italiana è così, stacchete, sta! Fernanda, avvisalo su, non ridere, avvisalo! Quella giapponese perché non l'avevo vista, era così! Adesso ti metteremo fuoco, penso. Fernanda, il braccio deve stare così, dritto, e non scendere mai da questa perpendicolare. Tu guarda il pubblico. E anche questo braccio così. Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu. Grazie Fernanda, puoi andare a posto. No! Se tutti, oh! Tutti se la vogliono portare via questo nostro girone. Giù!
Elisa, vattene a posto! È uno! No, Elisa, vuoi andare? Bravi! Lo spegniamo al volo! Al volo! Al tre! Al tre! Allora! Sono già spenti! Infatti, sono già spenti! E uno! E due! E tre! Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai bimbo come noi? Pan di mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino e non mi fermo mai. Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato, il vestitino di carta colorato, farò i dispetti a chi sarà cattivo e sarò buono con chi mi dice bravo. Faccio festa per 30 giorni al mese, il calendario per me lo sai non ha sorprese. Natale, Pasqua, Epifania, Ferragosto, sempre domenica è per me, e se domenica non è festa uguale lo so, ma perché per me no? Che ne so?